Monica Contraffatto, oggi un bronzo paralimpico dopo il bronzo europeo, volevi stare vicino a Martina e ce l'hai fatta. Quattro anni fa ti ricordi dove eri? Quattro anni fa stavo in un letto d'ospedale a guardare Martina Caironi che gareggiava e vinceva il suo primo oro, quindi oggi è il giorno più bello della mia vita. Della tua seconda vita oppure in generale delle tue due? Guarda, io penso nella vita ci stanno un sacco di momenti belli, questo è un momento bellissimo per me. Diciamo che ne ho passati altri momenti belli, non è che, cioè, la vita è bellissima così com'è. E oggi si è realizzato il mio sogno e quindi sono contenta, oggi si è realizzato il mio sogno. Io quattro anni fa quando vidi Martina dissi, voglio mettermi la protesi, voglio farmi un'Olimpiadi con lei e voglio salire sul podio con lei, oggi si è avverato il mio sogno. Agli europei dicevi deve venirmi la testa d'atleta, io sono un soldato e ancora la testa d'atleta non ce l'ho. Te è venuta un po' oppure siamo ancora lontani? Siamo ancora lontani. Ci sto provando, però siamo lontani. A chi la dedichi questa medaglia? Guarda, la dedico ai miei allenatori, la dedico ai miei genitori, la dedico a veramente alle tantissime persone che mi hanno scritto, che pur non conoscendomi mi hanno supportato tantissimo, ai miei amici ovviamente che mi hanno supportato fino alla fine. E poi la dedico anche un pochettino pure a me stessa, perché comunque ho lavorato. Diciamo che il lavoro appaga, anche se io sono una lamentosa, mamma mia. E il primo messaggio che hai ricevuto dall'Italia qual è stato? Guarda, io ho letto quello di mia mamma, il primo che ho letto è stato quello di mia mamma dove diceva sei stata grande e papà si è messo a piangere dalla gioia, quindi si era opposto.